Manca un discorso di verità sul perché, sul per come e su qual è il disegno complessivo. Capisco, per cui è del tutto evidente che alla fine se si arriva di verità, dimmi, il discorso argomenta di, il discorso di verità, caro Antonio, perché io sono sicuro che se al governo ci stava Salvini saresti stato molto meno generoso. E il discorso di questa verità. È una, scusa, posso dire discorso, che è una volgare. No, scusa, Alessandro, no, tu che a me dici. Chi tu ti che permette di dire una cosa del genere? Come ti permetti? Chi sei tu per dire a me una cosa del genere? Io sono uno che legge. No, io mi permetto. No, non ti devi permettere perché tu mi stai offendendo. Io sono uno. E la devi piantare. Io sono uno che legge il tuo giornale, che è un capolavoro della doppia morale e del doppio standard. Che è più impegnato a bastonare. Che è più impegnato. No, no, non la butto. Che è più impegnato. Adesso mi fai finire un discorso. No, te le faccio. Che è più impegnato a bastonare chi è critico al governo. Allora, su quali elementi il discorso di verità? Te li dico gli elementi, perché io le risposte le so dare se non mi interrompi. Erano stati annunciati 3.443 posti di terapia intensiva e 4.002 di subintensiva, ne abbiamo fatti 1.300. Mancano all'appello, ha detto il ministro Boccia, 1.600 ventilatori. Adesso mi fai finire. E no, adesso mi fai finire. Dovevano assumere 80.000 medici e infermieri, ne sono stati assunti 33.000. I drive-in li abbiamo visti. Insomma, Antonio, il problema non è il rimpasso, il problema è un poco di serietà. Sì, è un poco... allora, e allora l'alternativa. Chiaramente. È il collasso. Il problema è abbattere il virus o abbattere Conte. Se tu mi dici abbattere Conte, io magari sotto. No, io temo. Il problema è abbattere Conte. Io temo che ad abbattere Conte ci pensi il virus e l'inadeguatezza benissimo, del governo. Allora, facciamo davanti così. Alla crisi. No. Non io. Le do la parola. E non quelli di sinistra che non possono criticare il governo allora, secondo facciamo il tuo così. Giornale. Facciamo così. Saresti tu quello di sinistra. Allora. C'ho una storia di sinistra e scrivo cose di sinistra. Allora. E non accetto che la patente di sinistra me la dica un tuo giornale che per combattere il fascismo usa i metodi da bastonatori anche nei confronti di chi non la pensa come guarda, loro. Va bene, calma. Mi dispiace allora per facciamo te. Così, cioè, pubblici. Ah, io sono una fase delirante. Allora facciamo così.